Allora, adesso aprirei invece ad altri due interventi che sono quelli dedicati al mondo dell'editoria e quindi invito Bruno Mari, lo conoscete ma dico solo due parole, è stato a lungo direttore di Giunti Editore, adesso ne è vicepresidente, credo sia stato uno dei promotori dell'editoria digitale, quindi lo invito a parlare, grazie. Buongiorno a tutti. Sì, malgrado quell'intervento che forse può essere sembrato provocatorio stamattina, in realtà io mi occupo ormai da molti anni prevalentemente del futuro digitale del mestiere dell'editore, in particolare con attenzione all'editoria scolastica, perché comunque è un settore che nella storia della nostra azienda è patrimonio antico. Abbiamo cominciato a fare i libri per la scuola negli anni 60 dell'Ottocento, quindi un po' di attenzione al problema non possiamo che averla, perché vorremmo continuare a farlo anche per i prossimi 100 anni. Il cambiamento, allora, ma secondo me quello che ha detto Antonio Fini non è che guasta le feste, anzi io mi ero appuntato esattamente le stesse cose da dire, per cui mi hai risparmiato una fatica. Faccio qualche osservazione di complemento. Dal punto di vista di chi il cambiamento della scuola l'ha vissuto nella propria pelle da sempre, io sono della classe 52, che è stata la prima che ha fatto la scuola media unificata. Poi ho cominciato a fare il lavoro nell'editoria negli anni 70 e come sicuramente ricordano alcuni che sono presenti in questa sala, vedo Roberto Gulli che sa molto bene quanto nei passaggi di cambiamento che hanno caratterizzato gli anni 70 e 80 il contributo delle case editrici e delle associazioni degli insegnanti con convegni e attività di formazione dirette sia stato molto importante per coprire alcuni deficit di risorse o alcuni cattivi usi di risorse pubbliche che dal punto di vista della formazione non hanno certo soddisfatto le necessità di cambiamento che la scuola aveva in quei decenni. Qual è il problema? Il problema è che rispetto al tipo di cambiamento che noi abbiamo di fronte, quel modello di supporto che le imprese private hanno messo a disposizione del cambiamento in quei decenni, oggi non è più sufficiente, esattamente per le ragioni che diceva Antonio Fini. Io diciamo, corredo quell'osservazione con appunto i dati del rapporto OCSE che ci dicono che nelle scuole superiori c'è un PC ogni 8 studenti, nelle medie ogni 11, nella primaria ogni 15, che le LIM sono presenti nel 21,6% delle aule scolastiche, che le scuole connesse a internet sono l'82%, ma qui bisognerebbe capire quanti sono le connessioni della segreteria. Anche perché quando si parla di aule connesse in rete si scende al 54%. Non vado avanti con altri dati statistici noiosi, però io parto dal presupposto che o si riesce a fare didattica in modo tale che le condizioni di accesso consentano a tutti i ragazzi, i bambini che ci sono nelle classi una parità di accesso, oppure qualsiasi scelta politica che viene fatta è una scelta di grave discriminazione sociale che io come cittadino mi sento di contrastare nella maniera più ferma. Questo significa che o la mano pubblica si occupa di fare solidi investimenti, come diceva giustamente Antonio Fini, sul fronte delle infrastrutture e soprattutto sul fronte della formazione, oppure il risultato sarà, come qualcuno ha detto giustamente stamattina, che quando nelle classi le cose non funzioneranno, per svariati motivi, semplicemente succederà che si dirà "aridateci i libri". E questo non mi sembra un buon risultato come obiettivo. Io ovviamente non faccio un intervento organico perché molte cose sono state già dette, per cui farò delle osservazioni sparse. Io ci tengo molto a sottolineare che veramente provo una crescente insofferenza nei confronti delle posizioni che vogliono contrapporre in maniera radicale il libro al digitale. Trovo questa contrapposizione assolutamente insensata. Credo che il modello di
apprendimento da un lato, ma di trasmissione della conoscenza dall'altro, di tipo lineare, debba affiancarsi, integrarsi a quello reticolare, punto. Perdere tempo a discutere l'uno è meglio, l'altro è peggio, sono sciocchezze. Io lo rilevo in 30 secondi, ma non credo ci sia nulla da aggiungere. Altra osservazione sparsa, il problema della validazione, anche su questo argomento, io ho sentito molte opinioni lette nei blog e così via, c'è la tentazione di pensare o da un lato follemente che la validazione debba essere compito di un'autorità superiore, non so, come se si dovesse tornare al libro di Stato, o dall'altro che si presupponga che gli editori si pongono come cuore centrale del loro mestiere la validazione. Io credo che sia un'interpretazione completamente sbagliata. La funzione degli editori non è quella di validare i libri di testo, l'editore semplicemente è una funzione di supporto dell'autorevolezza, cioè della dimensione autoriale che il libro di testo deve avere. Perché l'editore fa il mestiere di mettere a disposizione una funzione di controllo, evitando che ci siano troppi errori, poi purtroppo di errori qualcuno ne rimane sempre, come tutti quelli che fanno questo mestiere lo sanno benissimo, ma poi deve essere una funzione di supporto per mettere a disposizione quelle risorse finanziarie necessarie per avere un'infografica di qualità, per avere accesso a materiali protetti dal copyright che rendano ricco e produttivo quello strumento che chiamiamo libro di testo, e che comunque cambierà nella direzione. Quindi dove sta la validazione? La validazione sta molto banalmente nel fatto che una volta che gli editori hanno fatto il loro mestiere, sarà il mercato, o per dirla in maniera più nobile, gli singoli insegnanti e i collegi docenti che valideranno scegliendo alcuni testi piuttosto che altri, punto. Anche questo mi sembra un equivoco sul quale non ci sia da perdere poi troppo tempo a fare discussione e contrapposizioni teoriche. Sulla questione della spesa pubblica, oltre appunto all'investimento in adeguamento delle infrastrutture e informazione, occorre tenere presente che, come l'esperienza di chi è stato nel mondo della scuola per molti anni ha visto quanto le tecnologie introdotte, quando arrivano di fatto, sono quasi sempre già obsolete, la mitica legge di Casati che dice che in ogni scuola in qualsiasi momento la potenza di calcolo di qualsiasi strumento è la metà di quella che si trova normalmente sul mercato. È una regola, credo che empiricamente tutti coloro che sono stati nel mondo della scuola conoscono benissimo, per cui guai a investire soldi nei dispositivi. I dispositivi possono essere con strumenti di finanziamento agevolato, con soluzioni di altro genere, con supporto per le famiglie più svantaggiate, tutto quel che si vuole, ma l'investimento della mano pubblica deve essere concentrato in tutt'altra direzione. Da questo punto di vista, rispetto ai temi di interoperabilità delle piattaforme, è molto importante che un documento chiave come il decreto ministeriale passi in prospettiva dalle forme di tipo congiuntivo alle forme, non dico di tipo imperativo, ma quantomeno di tipo indicativo, cioè tutti quei dovrebbero, che io capisco che di fronte a una materia così delicata il Ministero giustamente sia prudente, però credo anche che a un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di dire che certe cose devono essere fatte in una determinata maniera. Io personalmente, sapendo molto bene, perché ho fatto per quasi 10 anni l'insegnante, cosa vuol dire non trovarsi in una situazione didatticamente gestibile, credo che laddove venissero a mancare i requisiti di funzionamento dell'ecosistema classe per ragioni tecnologiche, semplicemente il passaggio al digitale non funzionerà. Quindi di conseguenza questo è un elemento molto importante. Un'altra considerazione così rispetto
ai modelli di trasmissione della conoscenza. Cioè gli obiettivi cognitivi, che ovviamente devono essere coerenti con le indicazioni nazionali, secondo il mio punto di vista hanno bisogno di un ancoraggio di base a strumenti che garantiscano una certa uniformità. Io credo che dire questo non significhi avere nessun tipo di pregiudizio nei confronti di modelli didattici altri, semplicemente significa dire che se può essere utile, come si diceva stamattina, anche la situazione didattica in cui si apprende in una situazione rumorosa, come ricordava Maragliano, è uno stimolo sicuramente interessante, condivisibile. Dopodiché però io credo che ci debba essere anche all'interno della logica didattica un modello di apprendimento non rumoroso, perché senza la concentrazione, senza la linearità, è difficile apprendere certe metodologie, certe capacità di concettualizzazione che si apprendono soltanto all'interno di una certa logica. Io non vedo anche qui perché si debba fare una contrapposizione, siamo arrivati in fondo. Va bene, niente, semmai con un secondo giro dirò un altro paio di cose. Grazie.